prossima canzone che vi proponiamo, visto che siamo in una libreria, sono felice di poterlo fare, è arrivata dopo la lettura di un bellissimo libro di Fridtjof Capra, Il Tao della Fisica, libro di un po' di anni fa. La canzone si chiama La danza di Shiva. C'è anche un video che potete trovare su YouTube, fatto da un videomaker parmigiano, Giacomo Gerboni, in arte Ma. Capra dice di aver scritto questo libro dove fondamentalmente lui, fisico quantistico e appassionato di discipline orientali, dice di aver trovato il perfetto incontro fra queste due discipline, dicendo la fisica quantistica e le discipline e le filosofie orientali dicono la stessa cosa. E ci ha messo un bellissimo libro, un po' impegnativo, ma per dire questo, ma molto molto interessante. E quindi lui dice che Shiva, danzando, permette il dispiegarsi dei multiformi fenomeni della materia. Quando il tempo è compiuto, ancora danzando, egli distrugge tutte le forme e i nomi col fuoco e riporta una nuova pace. Questa è poesia, e tuttavia anche scienza. Questa è poesia, e tuttavia anche danza. La danza di Shiva.
Grazie.